Heidi Busetti, tu sei una delle novità di questo temporary shop dedicato al matrimonio, perché sei una wedding reporter. Che cosa vuol dire? Allora, la wedding reporter è essenzialmente un pennino curioso all'interno di una storia di matrimonio. Quindi gli sposi mi chiamano e a seconda di quante idee hanno preparato per il proprio matrimonio, piuttosto che il luogo in cui si svolge l'evento stesso, io raccolgo tutto quello che è un materiale, che è emozionale, ma che può essere anche proprio invece fisico, come le partecipazioni, piuttosto che il menù, e lo riporto in un racconto che resterà agli sposi come ricordo. Quindi è una cosa dove il giorno del matrimonio non viene più raccontato solo tramite fotografie e video, ma anche proprio un racconto vero e proprio di frasi dette, di gesti nati dalla spontaneità, piuttosto che, non so, da ricordi di quando si è bambina e magari come me si ritagliavano gli abiti da sposa e si archiviavano per farne poi un catalogo personale. Senti, uno è già diventato libro? Sì. Vediamolo, che cos'è questo? Un matrimonio incantato? Esatto, questo è un matrimonio particolare perché, non ve lo racconto tutto, però è un matrimonio particolare perché si svolge in una location che è quella del bosco. Gli sposi hanno fatto un viaggio in Europa di 3 mesi, sono nate via email delle bellissime lettere che li hanno uniti e quindi il racconto parte proprio da queste mail per poi svilupparsi lungo tutta la giornata. La cosa bella è che raccontando questi matrimoni si trovano degli spunti che vengono poi dati alle spose che leggeranno il libro e dopodiché loro ovviamente potranno trasformare questi spunti in cose concrete per il loro giorno. Senti, se qualcuno ti volesse al suo matrimonio, come fa ad averti? Ah, mi chiama? Allora, deve chiamarmi sul cellulare, quindi assolutamente è una cosa proprio da amici e contattandomi poi si parla di appunto di questo evento, si stabiliscono gli accordi perché ovviamente ha anche un costo. Quanto può costare avere una wedding reporter? Allora, adesso costa 1000 euro ma perché c'è dietro un lavoro veramente enorme. Calcolate che bisogna intervistare i genitori, gli amici, i parenti vari, gli sposi, raccogliere tutto il materiale, vivere tutto il giorno del matrimonio e poi da lì partire in una scrittura che può durare anche diverse settimane. Alla fine vengono lasciate queste copie di un libro che possono essere 3, come possono essere 300, a seconda di quello che gli sposi desiderano, e poi la cosa bella è che possono diventare una bomboniera da dare alla fine del percorso, perciò non la bomboniera subito il giorno stesso, piuttosto che la bomboniera data un mese dopo. Finiscono anche in libreria però? I migliori finiranno in libreria editi da ARPANET, che è questo editore che ha creduto fortemente in questo progetto, tanto da realizzare la copertina, tanto da distribuirla in libreria. Dopodiché appunto è nata questa collana Wedding Stories, per cui i più belli faranno parte di questa collana e si troveranno nelle librerie. Vuoi lasciare il tuo numero di telefono? Certo, non chiamatemi però se volete me, perché sono già felicemente sposata. Allora il numero è 349 8794 842, rispondo io.